Allora, io vorrei dedicare la prima parte di oggi, almeno la prima ora e mezza, a vedere insieme l'esercizio di laboratorio di ieri, il secondo in particolare, no? Che lo usiamo come spunto per puntualizzare un pochino di scelte di modellazione, problemi incontrati, errori o soluzioni o approcci possibili. Okay? Quindi facciamo insieme, ragioniamo insieme su questo esercizio su cui avete già avuto modo di scontrarvi ieri, per, diciamo così, anche condividere insieme alcuni passaggi, alcune scelte che poi in laboratorio non sempre si riesce ad arrivare a tutti allo stesso tempo. Non stiamo a leggerlo, lo conoscete già. La modellazione di processo di questo esercizio in qualche modo tiene conto dell'interazione di diversi personaggi che giocano dei ruoli diversi in questo sistema. Di sicuro ci sono in qualche modo i corridori, poi ci sono gli addetti alla sicurezza. Poi ci sono i giudici, a un certo punto c'è anche un non meglio specificato l'organizzazione, e non si capisce se questa organizzazione siano gli addetti, siano i giudici, sia qualcun altro ancora diverso che interviene nella fase iniziale di iscrizione. E raccontano tutto un processo che va dall'inizio delle iscrizioni, quindi potenzialmente mesi prima della gara, fino alla conclusione e pubblicazione della gara. Avevo dimenticato, tra le varie figure che girano intorno a questo sistema informativo c'è il pubblico, okay? Che ha un ruolo che però interagisce molto poco col resto. Allora, questo comincia a essere un processo abbastanza articolato, no? Fatto di varie parti. Vediamo un po' come ragionarlo, come approcciarsi. Allora, e cerchiamo di darci dei principi, no, che ci possono aiutare poi a scegliere, ma faccio così o faccio in un modo diverso. Allora, la prima parte è la parte più facile, che è quella dell'iscrizione. Di fatto ha a che vedere con l'interazione tra dei partecipanti e l'organizzazione cosiddetta. Ok? E si conclude con l'assegnazione di un pettorale al partecipante, e qui dice la comunicazione dell'accettazione stessa. Quindi la prima parte, il primo blocco. Dopodiché c'è il blocco successivo che inizia di fatto il giorno della gara e che coinvolge attori nuovi, in particolare questi famosi addetti, che lungo tutta la gara, sia all'inizio l'accoglienza che poi lungo tutte le varie tappe intermedie, devono controllare questi passaggi. Allora, noi possiamo pensare di costruire un diagramma di processo, un activity diagram, come dicevo, con o senza le swim lane è abbastanza indifferente, no? Magari lo farai con, perché tendenzialmente mi sembra forse più chiaro, no? O più semplice, anche se rischiamo di occupare più spazio. E cerchiamo di anche trovare qual è la collocazione giusta nel costruire questo dei vari costrutti che abbiamo conosciuto. Allora, quali sono gli attori? Sicuramente il primo è il partecipante. Poi avremo quello che abbiamo chiamato l'organizzazione, che il testo chiama organizzazione, poi ci saranno gli addetti, poi come minimo ci sono ancora i giudici. Fatemi scrivere, mi correggo, non addetti, ma addetto, indichiamo sempre questi termini,
al singolare, un po' come facevamo con i nomi delle classi, sapendo che poi dietro questa categoria in realtà ci sono tante, potenzialmente, tante persone diverse che svolgono quella funzione. Ok? Allora, all'inizio è semplice perché inizia tutto col partecipante che vuole iscriversi, giusto? Quindi noi possiamo mettere simbolicamente l'inizio del processo nel partecipante, il quale che cosa fa come prima cosa? L'iscrizione online, in cui vengono forniti i dati personali. Quindi il partecipante come prima cosa si iscrive. O meglio, chiede di iscriversi, perché poi questa iscrizione dovrà essere poi convalidata. Questa è la prima azione. Noi, come regola generale, qui è banale, ma cerchiamo poi di applicarla come regola generale da applicare in ogni passaggio, descriviamo il processo dal punto di vista del sistema informativo. Sistema informativo inteso in senso lato, quindi non solamente il database, ma anche eventuali altre informazioni, cartacee, registrate, tracciabili in qualche modo. Per cui tutte le azioni che avvengono, diciamo così, nella testa delle persone, cioè Tizio decide di iscriversi. È vero che prima di iscriversi lui deve averlo deciso, ma il sistema informativo non lo sa, non lo vede. Decide di ritirarsi, e beh, però questo lo decide dentro di sé. Non c'è traccia di questa decisione. E quindi non posso indicarlo come un'attività descritta sul sistema informativo. No? Io mi devo limitare a quelle attività che hanno una traccia, ossia un effetto sul sistema informativo, ossia che modificano qualche cosa, qualche dato, qualche pezzo di carta, qualche foglio, prendono un testimone, stracciano un foglio, distruggono una cosa, ne creano un'altra, che abbiano qualche traccia tangibile del fatto che sono state effettuate oppure no. Tutto il resto avviene, ma non lo modelliamo. Non ci serve modellarlo. Okay? Il fatto che la persona si iscriva è un'azione che lui compie in interazione col sistema informativo, cioè lui in qualche modo dovrà inserire i suoi dati da qualche parte, e quindi il fatto che, oppure si iscrive per posta, deve scrivere i dati su una cartolina e li spedisce, in entrambi i casi c'è una traccia nel sistema informativo, appunto inteso in senso lato, quindi non solamente la parte informatica ma anche quella cartacea, che prima non c'era e dopo che lui ha fatto l'azione di iscriversi c'è questa informazione. Ok? Dimmi, c'è una domanda? Sì, allora questa è una scelta, nel senso che il testo dice chiaramente che c'è un numero massimo di iscrizioni, dopodiché dal punto di vista delle procedure io potrei pensare di avere una procedura di iscrizione che è aperta solamente fino al numero massimo e dopodiché si disabilita, cioè non posso proprio più entrare, come dice lui, oppure io ti lascio comunque scrivere la domanda di iscrizione e al massimo non l'accetto, che ne so, la tengo in sospeso se qualcuno dovesse rinunciare o altro. Sono due scelte possibili, no? Entrambe coerenti con quello che c'è scritto qua. Okay? La modellazione che ho iniziato io parte dall'idea che tu puoi sempre inserire i dati di iscrizione e poi al limite ti dicono no. Poi se vogliamo magari come variante possiamo vedere quell'altra, ma è relativamente semplice. Si iscrive. A questo punto lui ha fatto ciò che deve fare.
La palla, a questo punto del processo, passa all'organizzazione che deve validare questa iscrizione. Ok? E validarla significa fare che cosa? Verificare il numero massimo di iscrizioni e verificare la correttezza dei dati. In caso positivo l'iscrizione è convalidata, in caso negativo non c'è scritto. E quindi cosa succede in caso negativo? Sei in lista d'attesa? Sei espulso, se invece il caso negativo è perché i dati non sono corretti, ti chiedo di reinserire i dati, oppure li cancello e ricominci da capo. Non è specificato. Una qualunque di queste cose va bene, guidata dalla vostra, così, buon senso o scelta progettuale. Di sicuro l'organizzazione deve fare almeno questi due controlli. Quindi, la prima cosa che può fare è... Allora, fatemelo fare in un certo modo, poi... Controlla il numero di iscritti, seguito da un blocco di scelta in cui mi chiedo se il numero di iscritti è già pari al massimo. E qui non lo lascio scrivere. E se no invece va avanti. Allora, potrebbe essere una cosa di questo genere. Non la finisco ancora perché non la voglio modificare. Allora, questo controllo al numero di iscritti, che cos'è? È un'azione compiuta da chi? Cioè, noi proviamo a immaginarcela, c'è un addetto dell'organizzazione che apre un'interfaccia, legge un numero, 1301, e dice questo qua è maggiore o minore di 1500, che è il numero di iscritti massimo possibile. Non ha molto senso, no? Cioè, questo è un controllo che può fare benissimo il sistema da solo sulla base delle informazioni che ha già. Qui invece sto prevedendo che a un certo punto il sistema sta fermo in attesa che qualcuno dell'organizzazione faccia questo controllo. No? Per il tipo di controllo non ha senso. Allora io posso in questo caso passare direttamente, cioè scavalcare questa azione, non c'è nulla da fare. Se il sistema è fatto bene, è una cosa che sa fare da solo. E io posso direttamente passare al blocco di scelta che si chiede: è stato già raggiunto o no il numero massimo di iscrizioni? No? Cioè, il si scrive, scusate, qua mi sono saltate fuori delle frecce che non volevo. Il si scrive è un'azione che coinvolge in prima persona il partecipante e che lascia una traccia di questa richiesta di iscrizione nel sistema informativo. Su questi dati che sono presenti nel sistema informativo, il blocco di scelta può decidere cosa fare. Io adesso l'ho messo dentro organizzazione il blocco di scelta, ma potevo metterlo ovunque, no? Abbiamo detto che i blocchi di scelta sono percorsi automatici, diramazioni automatiche che scelgono dove propagare il token sulla base delle informazioni già in possesso del sistema informativo. Allora, c'è il caso in cui il numero massimo sia già stato raggiunto, e allora facciamo il caso semplice, il partecipante viene respinto. Ok? Allora, possiamo mettere, facciamo prima una versione semplice, poi possiamo immaginare come eventualmente complicarla, ma... Non è questo che volevo fare. Come guardia, se il massimo numero di iscrizioni è già stato raggiunto, questo processo termina. Adesso poi potremmo farlo terminare magari in un modo un pochino più gentile, tipo avvisa l'utente, ma...
la sostanza è che il processo finisce lì. Se no, il processo va avanti con la verifica dei dati. Verifica dei dati che a questo punto sì richiede l'intervento di una persona. Magari alcune verifiche saranno automatiche, ma a un certo punto ci vuole una persona che guardi queste cose e dica sì, ok, è tutto a posto. No? E quindi verifica i dati inseriti. Se invece il massimo numero non è stato raggiunto, quindi in questo caso, nel caso alternativo, dipende dal tipo di controllo. Potrebbe, se la verifica dei dati inseriti è semplicemente la presenza, che so, hai inserito il nome, sì, hai inserito il cognome, sì, hai inserito l'indirizzo, i campi obbligatori, come data, allora quello può avvenire, dalla correttezza formale dei dati, può avvenire anche in automatico. Se però lui come nome scrive vaffanculo e come cognome a tua sorella, il sistema in automatico non lo può prevedere, no? Per cui io prima di inserire, di accettare, far comparire nell'elenco degli iscritti dei dati che provengono dall'utente, magari è meglio se li guarda una persona che possa responsabilmente accettarli. Okay? Quindi in realtà questo comprende sia delle verifiche automatiche, sia delle verifiche di merito, poi. Sì, dimmi. Allora, sono equivalenti a questo punto perché di token a spasso ne abbiamo uno solo. Non avendo fatto nessun fork, non abbiamo più token in parallelo che viaggiano, e quindi distruggere il token attuale o distruggere tutti i token sono equivalenti. C'è un'altra domanda? La stessa. In realtà non è tanto bello metterlo qua, no? Nel senso che magari sarebbe meglio averlo in fondo e tutti i percorsi quando lo riaggiustiamo poi, no? Lo metto così, non ci dimentichiamo, sappiamo che cosa succede, che abbiamo fatto una scelta di progetto. Ok, verifica dati inseriti, a questo punto c'è una scelta successiva, no? Che è quella che chiede se i dati inseriti sono validi oppure no. Se sono validi vado avanti, se i dati non sono validi ti permetto di rimodificarli eventualmente. Ok? Per cui ritorno al partecipante dicendo i tuoi dati non sono validi. Quindi per tornare indietro io dovrò inserire un nodo di ricongiunzione là sopra, quindi tolgo questa, la metto lì. Ma cosa ho fatto? Ctrl Z, la freccia. Dai, fai il bravo. Capisci cosa voglio fare. Ho fatto l'errore madornale di dimenticare il mouse in ufficio. E il trackball... La trackpad non è... Allora. Qua. Questo nel caso in cui i dati non siano corretti. Se invece i dati inseriti sono corretti, cosa deve fare l'organizzazione? Assegna un numero di pettorale e comunica l'accettazione al partecipante. Quindi assegna pettorale,
nel caso in cui i dati siano corretti, e informa il partecipante. Ma cosa vuol dire informa il partecipante? Partecipante è uno di noi, fa parte di questo processo. Questo informa è ti mando una mail, oppure faccio in modo che ti compaia un messaggio che tu devi accettare o in qualche modo verificare. Sono due cose diverse, nel senso che il processo, se manda una mail, la mail in qualche modo esce dal sistema informativo, la possiamo modellare come un segnale uscente, che noi sappiamo che verrà spedita al partecipante o perlomeno all'indirizzo di mail che il partecipante ha scritto sperando che non abbia sbagliato. Però non c'è un riscontro, no, del fatto che l'informazione sia effettivamente arrivata e sia arrivata alla persona giusta. Può andare bene così, ecco. Se invece avessimo bisogno del riscontro, avremmo bisogno invece di un altro blocco che dice qua comunica e dall'altra parte un altro blocco, un'altra attività del partecipante in cui conferma. E se facessimo così, il processo rimarrebbe fermo, bloccato, fin tanto che il partecipante non ha confermato di ricevere questa informazione. Poi possono inventarsi tutti i modi intermedi possibili. Tipo ti mando la mail contiene un link, cliccando sul link devi confermare. Però la questione, queste sono le forme. Ma la questione a livello di processo è: a questo punto posso andare avanti dando per scontato che il partecipante sia iscritto o è necessaria una sua conferma esplicita in qualche forma, per telefono, per mail, per piccione viaggiatore? Probabilmente in questo caso nessuna. Qui mi segno solamente che devo mandare la comunicazione. Allora, mandare la comunicazione lo posso appunto modellare semplicemente con un segnale inviato. Invia la conferma di iscrizione, chiamiamolo. Questo è, ricordiamoci, un'attività non bloccante, cioè passo di qua, mando un segnale, non aspetto, non controllo neanche se viene ricevuto o no. Ok? Una cosa che non abbiamo ancora detto, su questo blocco di scelta, tutte le volte che c'è una scelta mi devo chiedere, ma in quel blocco di scelta il sistema informativo ha già le informazioni per poter decidere da quale parte andare? Perché quello, essendo un nodo non bloccante, devo andare all'istante a decidere se vado di qua o vado di là, non devo aspettare di avere informazioni aggiuntive. Questo è il motivo per cui la verifica dei dati va prima di questo blocco di scelta. È un'attività separata, la verifica dei dati la fa un umano, magari con l'ausilio del sistema che gli segna già in rosso e in verde alcune cose, e sulla base dell'esito della verifica, ma il fatto che io l'abbia scritto qua vuol dire che il sistema informativo presenta i dati all'umano e l'umano in qualche modo li conferma, in modo che il sistema informativo sappia se l'umano li ha confermati o no. Allora, questa informazione sappia se li ha confermati è un'informazione che il sistema informativo acquisisce e può usare quindi per dirigere il processo. Ok? Quindi ogni volta che c'è un nodo di scelta chiediamoci sempre, il sistema informativo ha già tutte le informazioni che gli servono per poter decidere all'istante senza aspettare nulla? Se no, se i dati non sono corretti, invece vabbè, rimando indietro al partecipante, il quale avrà la possibilità, a questo punto si iscrive, è un po' limitato come descrizione, diciamo, scriviamo magari compila la richiesta di iscrizione,
così sì, è chiaro che è una richiesta e il verbo compila vuol dire che, cioè, comprende anche la possibilità di poterla modificare, no? E questo ciclo può andare avanti per un certo numero di volte. A un certo punto, non so, l'utente, ah beh, si è registrato per scherzo, abbandona, lascia perdere, e ci sarà poi un token zombie che rimane in quel processo, in quell'attività, e non va più avanti perché l'utente non corregge i dati che erano errati. E quindi il pettorale verrà segnato solamente dopo che questo loop precedente è stato terminato. Questo lo vediamo dal punto di vista di un concorrente, giusto? Dobbiamo poi ricordarci che questo processo, immaginatelo su fogli di carta trasparente, è duplicato n volte per tutti i concorrenti che decidono di, in questo caso, fare la domanda di iscrizione. E ciascuno in questo processo sarà in un punto diverso, avrà inserito dei dati diversi. Alcuni verranno espulsi perché è stato raggiunto il massimo numero, altri invece gli chiederanno di modificare i dati perché non sono corretti, altri invece avranno già il pettorale segnato e avranno già ricevuto la mail. Quindi il processo che gestisce tutti i partecipanti è lo stesso. Il token è diverso, è specifico per ciascuno. Dobbiamo immaginarcelo come lo stato di avanzamento di ciascuno dei partecipanti a questo processo. Vi chiedo di fare ancora un gradino di astrazione in più. In questo caso ho detto un token è relativo a un partecipante. La cosa potrebbe essere ancora un tantino più astratta. Un token è relativo a una partecipazione alla gara, a una corsa, al fatto che un partecipante stia facendo la gara o abbia richiesto di fare la gara. In questo caso, se parliamo di gara, no? C'è una relazione 1-1 tra il partecipante e la gara che esso svolge. E quindi dire che c'è un token per ogni partecipante o un token per ogni gara corsa è la stessa cosa. Ma non è detto che sia così. Facciamo sempre il parallelo burocratico perché aiuta. Immaginate di avere una pratica che deve essere vidimata, vistata da 27 uffici diversi. E quindi questa pratica deve seguire un certo processo. Sulla pratica c'è il vostro nome. Allora noi possiamo in qualche modo indifferentemente dire il token è della persona, Pinco Pallino, che ha presentato domanda, o il token è relativo alla pratica, la quale viaggia. Qual è più corretta tra le due interpretazioni? Secondo me è la pratica, perché è più generale. Perché nel caso in cui la pratica abbia un nome solo, c'è una relazione 1-1 tra la pratica e chi l'ha richiesta. Ma in realtà tu potresti avere anche più pratiche attive contemporaneamente. Chi te lo vieta? Dipende magari non di matrimonio, ma di altre cose, sì. E quindi la stessa persona può avere più pratiche, più token, che sono a stato di avanzamento diverso. Oppure può darsi che esistano alcuni tipi di pratiche che invece coinvolgono più di una persona. Quindi in questo caso, diciamo, l'attore principale è il partecipante alla gara e il processo viene attivato, diciamo, una copia di processo viene attivata per gestire ogni partecipante. Però non in quanto persona, in quanto il percorso che lui fa. Quindi dobbiamo sempre riuscire a chiederci o a spiegarci chi è il token, che cosa rappresenta un token. Voi dite il partecipante, sì, però in realtà se andate a vedere, il partecipante una volta che ha fatto questo non compare più, perché tutto il lavoro lo fanno gli addetti e i giudici. Quindi in realtà questi addetti e questi giudici gestiscono la corsa di una persona, un'istanza di una partecipazione alla corsa. Il token
è il fatto che quella persona stia partecipando, il token non è la persona. No? So che sembra detto così a parole, sembra che non cambi niente. Ma è quello che vi chiedo di non prendere il punto di vista un token uguale a una persona, ok? Ma un token uguale a un processo, una pratica. La pratica di correre, ok? E questo ci aiuta, no? A svincolarci nel caso in cui poi vedremo che ci possono essere pratiche con numerosità diversa. Ok, questa è la parte facile. Il vostro compagno prima diceva, ma io voglio evitare che lui compili la richiesta di iscrizione se c'è già un massimo numero di iscritti. In questo caso è semplice perché basta prendere questo blocco di scelta e porlo qua davanti. No? Quindi arrivo, in realtà il processo parte, se il massimo numero è stato raggiunto non fa nulla. Altrimenti va avanti, permette all'utente di, e a questo punto la verifica dei dati non richiede più di verificare il massimo numero raggiunto. Dimmi. Grazie. Io esco dal processo verifica dati inseriti quando quell'addetto ha finito la sua operazione di verifica. Ma c'è quello che voglio dire, cioè non è che c'è un addetto 24 ore su 24 di Non importa. giorno. Non importa. Non importa, nel senso che qua, allora, il token quando entra in un'attività abilita l'esecuzione di quell'attività. Non vuol dire che inizia l'attività vera e propria, vuol dire che da quell'istante di tempo, da quando il token è entrato qua, quell'attività lì è fattibile, si può fare. Ovviamente ci vorrà che qualcuno, sarà necessario che qualcuno la faccia. Quindi prenda poi in carico il token che è già suo e lo elabori. Faccia il lavoro che deve fare. Poi finirà la sua attività e quando finisce l'attività cliccherà sul salva, sull'invia, sul conferma, allora possiamo dire che questa attività è conclusa e il token può uscire. Quindi ci può essere un'attesa tra quando il token arriva qua e quando esce. E questa attesa è come minimo la somma di due tempi. Il tempo in cui il token sta lì in attesa e basta, in attesa in coda, dietro gli altri token o aspettando che lui prenda servizio, e quello invece è più il tempo di effettivo lavoro, lavorazione di quella parte di pratica. Ma sono entrambi compresi nel concetto di attività. Il token arriva, entra sulla soglia dell'attività dall'ingresso, vuol dire che da quel momento in avanti è possibile farlo. Poi può passare un millisecondo o 2 anni, per tante pratiche anche 2 anni. E vuol dire che quella pratica lì è attiva, è pronta, c'è una persona che ci può e ci dovrebbe lavorare. E esco da qui solamente quando quella persona ha finito di fare la sua parte prevista dall'attività. Quindi i ritardi insiti negli attori che svolgono le attività sono già compresi nelle attività stesse. I nodi di ritardo, cioè le clessidre, li inseriamo quando ci sono dei ritardi o delle pause imposti da cause esterne e non interne. Ok? Come ad esempio qua, nel senso che dopo che lui ha ricevuto la conferma di iscrizione, chi può fare che cosa il millisecondo successivo? Nessuno. Nessuno può fare niente. Rimangono tutti in attesa del fatidico giorno di inizio della gara, giusto? Dopo che mi sono iscritto e ho ricevuto la mail di iscrizione, sto lì. Vado ad allenarmi, per carità, compro le scarpe nuove e tutto quello che volete, ma il sistema informativo non lo sa, non gli interessa. E quindi il token non può andare avanti finché non si arriverà al giorno della gara. Quindi aspettiamo, mettiamolo magari nella colonna degli addetti, il giorno della gara. Giusto? Ah,
A questo punto descriviamo che cosa succede quel giorno. O ci saranno 12.000 altri, 12.000 no, ma decine di altri processi che stanno andando in parallelo. Tipo un processo con cui vengono scelti, reclutati gli addetti, gli viene dato il nome, la password, eccetera. Viene definito il percorso di gara, quali sono i checkpoint attraverso cui passare. Noi ci stiamo occupando di uno dei processi gestiti da questo sistema, che è quello descritto dal nostro esercizio. Quindi non è che non si faccia proprio più nulla, ma su questo filone qua, questo token, questa pratica, non può più far nulla. Fino a quando non si arriva quel giorno. A questo punto siamo al giorno dell'accettazione, alla partenza della gara, no? Iniziava qua, questo capoverso. Gli addetti ammettono i partecipanti all'area riservata e tramite un dispositivo mobile registrano la presenza. Ammettono i partecipanti all'area e registrano la presenza. Sono due azioni separate o sono un'azione unica? A me sembra un'azione unica dal punto di vista del sistema informativo. Cioè io ti ammetto nel momento in cui ti ho riconosciuto e dico che ci sei. E ti dico, gentilmente ti accompagno, vai pure. Sono... A me sembrano azioni inscindibili. Poi per carità, si può anche immaginare un modo diverso, nel senso che all'ingresso tu mi mostri, che ne so, la ricevuta dell'iscrizione, io ti faccio entrare, entrate tutti in un unico recinto e poi con calma vi registro uno a uno. Però poi come fai a sapere di non essere perso uno? State fermi, non spostatevi, tu sei già venuto, non sei già venuto. Tanto meglio farlo all'ingresso o all'uscita. Meglio all'ingresso, perché così man mano che entrano li conti, li identifichi, sai chi manca, sai chi è arrivato. Ovviamente questa è di nuovo un'interpretazione del processo. Cioè ci stiamo immaginando come le cose avvengono nella realtà. E quindi modelleremo che cosa il sistema informativo vede di queste cose. Ciò che vede il sistema informativo è che a un certo punto l'addetto sul dispositivo mobile ha detto che Pinco Pallino, pettorale numero 103, è arrivato ed è entrato nell'area riservata. Poi che sia entrato prima in un'anticamera, in un recinto non lo sa. Fin tanto che qualcuno non registra il sistema informativo che sta dentro un server, come fa a saperlo? A meno che, ragionando in termini di sistema informativo in senso lato, a meno che il partecipante, quando arriva, dà un foglio in mano all'addetto. E lui raccoglie tutti questi fogli. Ma questo foglio è parte del sistema informativo. E quindi in questo caso questa azione di arrivare, di essere accolti nell'area riservata, ha una traccia fisica. Io so che è entrato perché mi ha dato quel foglio. Magari non l'ho letto quel foglio, ma la traccia c'è. Poi dopo lo vado a leggere, registrare, eccetera. E allora posso farlo in un momento successivo. Devo immaginarmi quali sono le azioni che lasciano una traccia, o informatica, o cartacea, comunque di processo. Dimmi, scusa. È necessaria la classifica perché altrimenti se la prossima azione che faccio è quella di registrare la presenza dell'utente, registra del partecipante, se non ci fosse questa clessidra, nel momento stesso in cui ho mandato la mail, per dire tu sei iscritto col pettorale 103, potrei già accoglierlo e registrare la presenza. Cioè il sistema si sarebbe già predisposto per poterlo accogliere. Invece così non è. Questa azione qua non può essere iniziata fino a quel giorno lì. Quindi non gli posso far arrivare il token, devo tenere fermo il token fino a quel giorno in modo che la registrazione della presenza non sia possibile, non deve poter essere possibile. Detto un po' troppo porre. Eh?
chi è l'attore? Chi è che compie l'azione, registra la presenza? L'addetto, non sicuramente partecipante, non è che il partecipante si registra da solo. A meno che non faccia il check-in automatico. Se voi immaginate un sistema in cui arrivi, ci sono, non so, dei totem, per cui il partecipante arriva, inserisce nome, cognome, il codice che ha ricevuto via mail, entra da solo, si apre il tornello, allora in questo caso registra la presenza sarebbe un'attività che fa il partecipante. Ma da come è descritto nel testo, è l'addetto che lo riceve e è l'addetto che interagisce col sistema informativo. Quindi è l'addetto colui che registra la presenza. Poi è ovvio che l'addetto è alla presenza del partecipante, presenza fisica, umana. Ma il fatto che il partecipante sia davvero lì, di fronte a me quando lo faccio entrare, è una cosa di cui il sistema informativo non ha traccia. Ok? Non lo sappiamo. Sappiamo che l'addetto ha fatto una certa operazione, che ha lasciato una traccia nel sistema informativo. Che può essere inserire dei dati sul dispositivo mobile, come detto, ma potrebbe anche essere di spuntare, cioè quando facciamo l'appello all'inizio dell'esame, spuntiamo un nome a fianco di un elenco. Quello è un pezzo di sistema informativo. Cartaceo, ma pur sempre sistema informativo. Ma è il docente che lo sa, che indica i presenti. Non sono i presenti che indicano di esserci. Mentre invece quando fate i quiz online della tabacco, siete voi che entrate con la vostra password e quindi siete voi che comunicate al sistema informativo che ci siete. Sono modi diversi di organizzare l'attività. Il processo ovviamente deve rappresentarli. Durante lo svolgimento della gara. Allora, parte una fase successiva a questo punto. Adesso comincia la gara. Giusto? E ci sono delle cose che fanno gli addetti, ci sono delle cose che fanno i giudici e poi ci sono delle cose che fanno i partecipanti, cioè correre. Tendenzialmente i partecipanti hanno già da correre e quindi non dovranno interagire col sistema informativo. Non è che si fermano per mettere la password o altro, no? O che mentre corrono sullo smartphone devono fare delle cose. Quindi loro sono le persone vere che corrono, ma dal punto di vista del processo sono abbastanza invisibili durante la corsa. No? Proprio per non essere disturbati, potersi concentrare su quello, non gli chiedi di andare a interagire col sistema informativo. E quindi il lavoro lo fanno gli addetti e i giudici. Giusto? Durante lo svolgimento della gara qui non dice una cosa, non dice come avviene la partenza. Nel momento in cui l'addetto registra la presenza del partecipante, il partecipante può già partire? Penso di no. Deve aspettare il via. Il via è sincrono, partono tutti insieme? Il via è cadenzato, partono a un minuto di distanza l'uno dall'altro? Comunque sia, c'è un via. Quindi, dopo che l'addetto ha riconosciuto e ammesso il partecipante, c'è di nuovo un'altra fase di attesa, obbligatoria, no? In cui si aspetta l'inizio della gara. E ci metto un'altra clessidra. Giusto? Qui c'è questa fase in cui tanti addetti, o uno, o due, o dieci, tanti, non lo sappiamo, degli addetti, ricevono i singoli corridori, partecipanti, e uno a uno ne registrano la presenza.
C'è un momento iniziale in cui comincia a registrare la presenza, quando registra la presenza, a questo punto rimangono in attesa del via vero e proprio. Quindi immaginate questi tanti token, uno per ogni partecipante, che erano tutti fermi qui, il giorno della gara si sbloccano e uno per volta, ciascuno nella sua fotocopia di processo, va avanti e attraversa questa fase di registrazione. E poi si accodano tutti qua. Poi questa partenza, appunto, può essere uguale per tutti o può essere scaglionata nel tempo, è indifferente, lo modello nello stesso modo, perché tanto il processo fa vedere dal punto di vista del singolo. Fatto questo, poi comincia la gara vera e propria, quindi la parte corposa del processo, che richiede alcune attività da parte degli addetti e alcune attività da parte dei giudici. Attività che però si ripetono, nel senso che pensiamo all'attività più semplice, registrare i passaggi. L'addetto registra i passaggi. Questa attività di registrare un passaggio può avvenire più volte, per passaggi diversi ovviamente. Quindi ci sarà di sicuro un ciclo in cui l'attività registra un passaggio e viene ripetuta più volte. E idem il giudice, che deve poter eventualmente squalificare un giocatore se c'è una irregolarità rilevata, svolgerà delle azioni che si ripetono. Le attività poi del giudice e dell'addetto in qualche modo vanno avanti indipendentemente, in parallelo l'uno rispetto all'altro, no? Allora, cominciamo a descrivere cosa fa l'addetto e poi cerchiamo di inserire le attività del giudice dopo. Cosa fa l'addetto? Registra il passaggio dei partecipanti, che è scritto qua. Possono registrare il ritiro dei partecipanti. Possono riportare un comportamento non regolamentare. Quindi loro sono fermi in postazioni fisse e possono fare queste tre cose. Queste tre cose sono tra l'altro in mutua esclusione una rispetto all'altra. O dico irregolarità, o dico sei passato, o dico sei ritirato. Non può essere passato o ritirato contemporaneamente. Ok? Quindi come lo posso modellare questo? Lo posso modellare con l'azione con cui l'addetto inserisce le informazioni sul passaggio, che possono essere di uno di questi tre tipi. E quindi può essere, io lo modellerei così, inserisci il passaggio, e questa è l'azione esplicita che fa l'addetto. In realtà questa azione può essere di tre tipi. E infatti ci metto poi in blocco di scelta dopo, in cui mi chiedo, ok, il passaggio, le informazioni sul passaggio, la parola informazioni la tolgo, non la metto perché sennò dovrei metterla ovunque, no? Le informazioni sul passaggio erano di tipo passaggio regolare, erano di tipo irregolare, erano di tipo ritirato. E a seconda di queste tre cose farò cose diverse. La più semplice è se si è ritirato. Allora, se si è ritirato, la sua gara Miss Italia per te finisce ora. La sua gara è finita qui. Sì,
un chilo di distanza, si ritira prima, però si ritira abbastanza forte perché... A qualcuno deve dirlo che si è ritirato, no? Se no lo danno per disperso. Quindi comunque non si deve mettere un controllo prima che si ritira perché poi magari si ritira il passaggio. Però se tu tra un checkpoint e quello successivo decidi che ti ritiri, dove rimane traccia di questa decisione fino a quando non contatti un addetto per dirglielo? Puoi magari tornare dietro al checkpoint precedente anche, ecco, se è più vicino. Però se semplicemente ti accasci a terra, prima o poi arriverà un addetto e dice, ah, questo qua mi sembra abbastanza ritirato. No? Però fin tanto che l'addetto non ti vede, per il sistema stai ancora correndo. Poi c'è la seconda possibilità che vada tutto bene, quindi il passaggio è un passaggio regolare, ma se il passaggio è un passaggio regolare io vado avanti e itero e spero di arrivare al passaggio successivo. Quindi fatemi mettere un blocchetto qua, vieni. E dico che se è regolare, vai al prossimo passaggio. Quindi questo è il caso in cui il passaggio sia regolare. Torna su e prima o poi ripasserai davanti a un altro addetto che registrerà un altro tuo passaggio. Fino a quando? Fino a quando non è finita la gara. Per cui a un certo punto sarai passato dall'ultimo checkpoint e la tua gara finisce. Dimmi. Sì, lo puoi mettere qua sotto o puoi sfruttare quella che abbiamo già qua. Io stavo per metterla qua. Uguale, sì. Certo, ci vuole. Devi poter uscire da questa cosa, sennò corri all'infinito. Però fatemi aggiungere prima la terza opzione. La terza opzione è quella in cui l'addetto rileva una irregolarità. Cioè ho spintonato, ho sputato in faccia al pubblico, ho strattonato quello che avevo davanti, ho lanciato una pietra in testa, cose del genere, no? Di nuovo, parliamo di irregolarità rilevate, perché se io le faccio senza che nessuno mi veda, non esiste. Allora, nel caso di irregolarità rilevata, non è come il ritiro, perché leggendo il testo capiamo che il ritiro è semplicemente una presa d'atto dell'addetto, per cui questa persona è automaticamente ritirata. Mentre invece l'irregolarità viene segnalata dall'addetto e confermata dal giudice. Per cui chi ti squalifica non è l'addetto, ma è il giudice. Quindi in questa terza possibilità abbiamo il giudice che dovrà decidere se squalifica il concorrente a seguito di una segnalazione di comportamento irregolare. E se sei una volta che sei squalificato, chiaramente esci dal gioco.
poi li mettiamo a posto questi nodi finali, per ora li stiamo tenendo traccia delle scelte che abbiamo fatto. Poi. Sì. Sì, potremmo metterla. Sì. A questo punto metteremo un valuta squalifica, valuta se squalificare, e dopo questo nodo mettiamo la scelta. Dopo, non prima, perché prima c'è l'azione esplicita in cui qualcuno dice sì da squalificare o no, e poi il sistema sulla base di questa scelta, di questa informazione, può scegliere da che parte proseguire. Quindi, togliamo questa freccia, se lui, squalificato esce, se non è squalificato continua. Quindi adesso dal punto di vista del disegno è un disastro, ma potrebbe andare qua. Ricomincia. Adesso questa è una modellazione forte perché per come l'ho disegnato, con o senza il blocco di scelta, indifferente, nel momento in cui c'è una segnalazione di comportamento irregolare, lui non può continuare a correre. Perché se il token è qua in mano al giudice, fin tanto che il giudice non decide, lui non può passare dei passaggi successivi. Che forse non è proprio giusto. Perché lui in teoria dovrebbe continuare a correre e poi il giudice, se il giudice non convalida, non hai fermato inutilmente. Per tenere traccia di questo, per modellare questo aspetto che lui può continuare a correre e nel frattempo il giudice decide, dovremmo fare un fork con dei processi paralleli. Magari lo facciamo come variante, è solo adesso per segnalare che abbiamo fatto una scelta che in qualche modo impone il fatto che il giudice risponda in fretta e nel frattempo il partecipante non può proseguire. O perlomeno non fino al checkpoint successivo, può andare avanti, ma prima che arrivi al checkpoint successivo il giudice deve aver deciso, ecco, diciamolo così. Questo è ciò che rappresenta questo processo. Dimmi. L'azione, scusami? Sì. Cioè tu vuoi togliere questo e arrivare subito al rombo? No, sì, in realtà mettere il semplice passaggio solo se deriva dal ramo o passaggio. Ecco, però arrivato qui, immagina che non ci sia il ramo passaggio qua sotto, non il ramo regolare. Ok, tu vuoi scambiare questi due, giusto? No, in realtà già il primo rombo, subito dopo partenza, mettere tutti i tre rami e mettere il caso passaggio, il caso non passaggio, il caso si ritira. Ecco, però in questo rombo qua, subito dopo partenza, mi dici, come fa il sistema a sapere se tu hai fatto un passaggio? Il rombo, ricordiamocelo sempre, come regola generale, sceglie sulla base di dati che ha già, che conosce già. Okay? Il rombo non è bloccante, non può dire ok, aspetto, quando passa esco da questo lato qua. Quindi devo avere un'azione esplicita, o sono dati che ho già acquisito in passato, oppure se devo acquisire questa informazione, in un certo momento ci vuole l'azione che li acquisisca e poi la scelta che sulla base delle informazioni acquisite decida. Poi dopo vi faccio vedere un modo diverso di modellare questa cosa, no? Che intendere in modo diverso la scelta. E il problema di questo, di ragionare su questo passaggio, e sul tempo della scelta, no? Perché sembra che prima
il corridore decide se ritirarsi o no e dopo il sistema lo registra, come diceva lei. Intuitivamente è così. Quindi sembra che il sistema deve prendere atto dopo di una scelta che è già stata fatta prima. La realtà è così, semplicemente che questa scelta fatta prima non è nella disponibilità di conoscenza del sistema informativo. Non lo sa. E io devo modellare ciò che sa lui, come può agire sulla base di ciò che sa. Poi vi faccio vedere, finiamo questo, vi faccio vedere un altro schema in cui si può invece ragionare con delle scelte imprevedibili o impreviste. Che in questo caso potrebbe essere una formazione alternativa di questo blocco. Ok, ci rimane da fare finire la gara. Quindi finire la gara può essere o attraverso un blocco di scelta qua sotto, oppure usiamo quello che c'è già là sopra. Direi che là sopra è già abbastanza complicato, quindi lo metto sotto. E quindi questo blocco qua lo redirigo qua sotto invece, togliendo un po' di punti intermedi. Si potrà cancellare il puntino? Vabbè. La capacità di editing delle linee... Forse no. Allora, a questo punto mi chiedo, era l'ultimo passaggio o non era l'ultimo passaggio? Questo non era l'ultimo passaggio. Se invece è l'ultimo passaggio, la gara si chiude. Come si chiude? Allora, com'è la chiusura della gara? Andiamo a rileggercela. Durante la gara, questa parte dobbiamo ancora farla, è sui giudici. I giudici possono accedere agli orari di passaggio e eventualmente squalificare i partecipanti per cui sia stato riportato un comportamento non conforme. Alla fine del percorso, poi parla del pubblico, e poi riprende, alla fine del percorso i giudici registrano l'arrivo dei concorrenti e convalidano la regolarità della corsa. Questo convalidare la regolarità della corsa mi sa che ha tanto a che vedere con aver saltato un passaggio. Perché l'addetto sul posto non può sapere se è saltato un passaggio o no. Lui ti vede passare, ti registra, è passato il pettorale 103. Se poi tu hai saltato il checkpoint precedente, lui non è detto che lo sappia. Non è detto che i sistemi siano collegati in tempo reale, qui siamo in montagna, magari non c'è connettività, quindi l'informazione magari non è ancora arrivata, o lui registra i passaggi anche su un pezzo di carta, alla fine non stiamo dicendo, parlava di dispositivo mobile, ma un block notes è anche un dispositivo mobile. Ma soprattutto poi l'addetto non ha né la responsabilità né il tempo di andare a fare tutti questi controlli, gli passano di fronte alle persone e deve registrarle. Non è che per ognuno che sta passando va a controllare che il passaggio precedente sia quello giusto. Lui registra i passaggi. Poi a fine gara i giudici ricevono tutte queste informazioni e dicono va bene, tu sei a posto. No, guarda che tu hai saltato il passaggio numero 9. E allora sei squalificato. No? È una cosa che fanno i giudici alla fine per convalidare o meno la regolarità della gara. Quindi registrano l'arrivo dei concorrenti e convalidano la regolarità della gara. Sono due cose separate, uno dice sì, è arrivato e quindi fisso il tempo, che corrisponderà al tempo dell'ultimo checkpoint, e l'altro, dopo che ho verificato tutti i passaggi,
può avvenire in un secondo momento, perché magari richiede del tempo affinché i dati siano tutti acquisiti, la convalido. Convalido il tempo e la regolarità della gara. Quindi, questo avviene alla fine della gara. Alla fine della gara l'addetto non fa più nulla, perché il compito del giudice a questo punto è quello di registrare l'arrivo e poi eventualmente convalidare la gara, la regolarità della gara. Convalidare la regolarità della gara e pubblicare la graduatoria definitiva, secondo me, sono la stessa cosa. Cioè, il fatto che la gara sia convalidata significa che la graduatoria è disponibile. Perché l'ultima frasetta era quella, e pubblica la graduatoria definitiva. E quindi qua in qualche modo sì. Cosa dobbiamo ancora farlo? Mancano due cose ancora qua. Una è quella che sta dicendo lui, cioè questa è una convalida del fatto che il 103 ha finito regolarmente. È diverso da convalidare che la gara nel suo complesso è finita. E quindi c'è la graduatoria definitiva. Questo qua, diciamo così, rende definitivo il tempo di quel concorrente lì. Cosa dobbiamo ancora fare? Ma dobbiamo fare ancora un'altra cosa, che è quella: durante la gara i giudici possono accedere agli orari dei passaggi. Giusto? Allora, il giudice può accedere agli orari dei passaggi durante la gara. Durante la gara vuol dire tra qui e qui. Anzi, qui. La freccia uscente. Anzi, non ho scritto qua, ultimo passaggio ancora. Quindi il giudice può, dice il testo, accedere ai tempi dei passaggi durante la gara. Quindi in questo intervallo di tempo, dopo l'uscita della clessidra partenza e prima dell'attraversamento dell'ultimo passaggio. Allora, dove lo mettiamo quel blocco? Visualizza passaggi, come si chiama? Perché l'ho perso? Accedere agli orari dei passaggi. Dove lo metto? Lo metto qua subito prima o subito dopo inserisci il passaggio? No. Non devo inserirlo in questo ciclo. Il giudice può visionare i passaggi molte volte, quante volte vuole. Il giocatore, passando di fronte agli addetti, registrerà il proprio passaggio molte volte, quante volte deve. Ma non c'è correlazione temporale tra gli istanti di passaggio e gli istanti in cui il giudice guarda le graduatorie. Sono due cicli, entrambi si ripetono, ma scorrelati l'uno dall'altro. L'uno è il ciclo del corridore che passa davanti agli addetti,
L'altro è il ciclo del giudice che a ripetizione può voler controllare i passaggi. Quindi sono due attività che si svolgono in parallelo una rispetto all'altra, entrambe le quali possono svolgersi un numero molteplice di volte. Allora significa che la durata, durante la durata della gara, abbiamo più attività che si svolgono in parallelo. E quindi possiamo forcare, no? Dividere con un fork il token in due, uno sarà il token che segue i passaggi, l'altro sarà il token che segue i giudici. E poi alla fine della gara questi due token li voglio riunire. Perché questa fase di convalida avvenga una volta sola dopo che sono concluse entrambe le possibilità. Quindi vuol dire che qua sopra, devo farmi un po' di spazio, perché dopo la partenza io devo dividere il flusso di esecuzione del processo. Perché clicco sempre nel posto sbagliato? Ok. Dividere il flusso di esecuzione in due parti. Una è quella che conosciamo. L'altra è un'attività più semplice del giudice, che anche lui in ciclo può controllare i passaggi. Quindi mettiamo anche lì un loop, visiona passaggi, e questo può essere ripetuto più volte. Fino alla fine della gara, abbiamo detto. Quindi questo fork si ricongiunge qua sotto. Quindi qua sotto devo mettere un join. Quindi l'ultimo passaggio mi permette di arrivare al join, da cui arrivo anche da qua, quando sono alla fine della gara. Se la gara è finita, arriva qua, di questo giocatore. Il sistema sa se la gara è finita? Sì, perché è la stessa condizione che c'è qui. C'è la condizione di questo rombo, ossia le informazioni su cui lui lavora, e su questo rombo sono le stesse in realtà. E a questo punto posso poi fare la coda finale, che è questa. Allora, vedete che i giudici fanno due cose. La prima la fanno quando vogliono loro, con i loro tempi, in parallelo alla gara. Può darsi che la gara faccia 20 passaggi da questo loop e il giudice nel frattempo abbia visionato i passaggi solamente 3 volte. Devono essere svincolati tra di loro. Ok? Chi ha messo il fork join dentro il loop ha in qualche modo sbagliato, perché ha ipotizzato che ogni volta che ci sia un passaggio ci sia anche il giudice che lo guarda. Ha aggiunto una sincronizzazione che non ci deve essere.
è in parallelo due attività, ciascuna delle quali si può ripetere. Quindi i loop vanno dentro al parallelo. Poi invece c'è quest'altra attività che in qualche modo fa parte del loop di sinistra. Cioè la deve fare il giudice, ma deve farla in sincrono con la valutazione dei passaggi, come dicevamo prima. Poi è chiaro che dal punto di vista grafico, una volta che le cose sono a posto, conviene spostarle, sistemarle, rigirare le frecce, ma... Sì. Sì. No, potrebbe anche... Ah, beh, tu dici sì, sì. Sì. Quello che dice lui è giusto, che quando io faccio il fork, il token cade qui, subito, perché quando trova questo blocco, fine gara non sarà vero, perché è appena iniziato. E quindi il token arriva qua. Ipotizziamo un giudice particolarmente pigro. Se il giudice è particolarmente pigro potrebbe non visionare mai questi passaggi, quindi il token rimanere bloccato lì. Se rimane bloccato lì non può uscire, non può andare a sbloccare il join sotto. E quindi in qualche modo è anche vero che come faccio a convalidare la gara se non ho guardato i passaggi? Non sto, in questo modo non sto bloccando il corridore. Sto in qualche, il token è arrivato qua, lui ha finito la gara, è stato registrato l'ultimo passaggio, ma la convalida del suo arrivo non avviene finché il giudice non ha visto i passaggi e a questo punto registra che è passato da tutti. Quindi non è così grave. In realtà per farlo, se volessimo farlo veramente come un processo indipendente e opzionale, dovremmo fare un altro activity diagram, separato, che a questo punto non avrebbe più nessuna dipendenza, ha i suoi token e il giudice nasce col suo token e lo usa come vuole. Questo sì, è un piccolo abuso, nel senso che nel token della gara del partecipante stiamo descrivendo anche un'attività che in realtà il giudice potrebbe fare autonomamente. Ok, rimane ancora un punto, che è cosa posso, no, due, c'è anche poi il pubblico, ma il pubblico è facile. Cosa posso fare, cosa devo fare e come lo faccio a rappresentare per rappresentare le azioni che avvengono dopo che la gara nel suo complesso è finita? Cos'è che avviene quando la gara nel suo complesso è finita? In questo caso quasi niente, no? Registriamo l'arrivo dei concorrenti, questo avviene dopo che ciascun concorrente è arrivato. Convalidano la regolarità della corsa anche. Però per completezza, no, immaginiamo che ci sia anche un passaggio in cui, che ne so, trasmetto i dati della corsa alla federazione, rendo definitiva la graduatoria, perché può essere chiamata definitiva solo dopo che tutti sono arrivati. Giusto? Se no è definitivo il suo tempo, ma non la graduatoria. Quindi possiamo pensare che ci sia ancora un'attività di chiusura della graduatoria. L'attività in cui il giudice chiude o rende definitiva la graduatoria.
quando avviene? Non la posso mettere qui, perché questo è l'istante in cui è arrivato un singolo concorrente. Devono arrivare tutti i concorrenti. Allora, stiamo pensando in realtà a un processo che vive su un token di natura diversa. Mentre in questa pagina il token è la corsa, il corridore, la pratica del correre del singolo corridore, e quindi seguiamo tutte le fasi di questa corsa, dalla sua iscrizione fino all'arrivo, poi invece ci sarà un'altra pratica che è la graduatoria, che è una sola. È una sola pratica. Non ce n'è una di graduatoria finale, non ce n'è una per ogni giocatore. Va pubblicata una volta sola, per tutti. Quindi se io questo lo posso chiamare diagramma delle attività, finalmente diamo un nome, della corsa, e posso immaginare un altro diagramma di attività che posso chiamare della graduatoria, che è molto semplice, in cui il giudice rende definitiva la graduatoria. Questo è un altro processo che è un token di colore diverso, di natura diversa, è una pratica diversa da gestire. Lo stesso ragionamento vale, e lo riprendiamo poi sul nostro esempio dei quiz. Non solo che quando l'abbiamo fatto non eravamo ancora arrivati a queste finezze, quindi ho sorvolato sul dettaglio, dove il quiz è uno, ma gli studenti che lo fanno sono molti. Allora, un conto è la pratica del preparare il quiz, e l'altro è la pratica dell'eseguire il quiz. Sono due token diversi, si contano in numerosità diverse. Il compito è uno, gli studenti sono 100. Non può essere lo stesso token che continua. E qui la stessa cosa. Cioè, ogni volta che cambia in qualche modo la natura, la popolazione dei token, il tipo di pratiche, la numerosità di queste pratiche, stiamo parlando di processi diversi. Attenzione che così vi sto ingannando, perché vi sto dicendo, il giudice in qualunque momento può rendere definitiva la graduatoria. In realtà non può rendere definitiva la graduatoria in qualunque momento, ma solamente quando il giudice sa che tutti sono arrivati. Giusto? Ecco, dal punto di vista di questo processo, cosa vuol dire sapere che tutti sono arrivati? Vuol dire ricevere delle informazioni che provengono dall'esterno di questo processo qui. Ci vuole qualcuno che dica sono arrivati tutti, una spia verde che si accende. Quindi dal punto di vista di questo processo non posso partire subito così, ma dovrò aspettare di sapere che tutti sono arrivati. Allora, l'attività di pubblicare la graduatoria è un'attività che rimane per dei mesi dormiente. Parte, in teoria può partire questo processo, ma si blocca e dice io fino a quando non mi dici che tutti sono arrivati non faccio niente, perfetto statale. Quando poi arriverà l'informazione che tutti sono arrivati, il token si libera di qua e entra in questa attività che deve fare il giudice. Io qua, essendoci solo il giudice, non ho fatto le swim lane e quindi ho messo il soggetto nel blocco.
se no avrei avuto una swimlane sola che si chiamava giudice e avrei potuto dire rendere finita la graduatoria senza mettere il soggetto giudice equivalente, no? Ce lo siamo già detti. E fatto questo, in qualche modo è finita. Poi volendo posso dire trasmetto alla federazione nazionale, allora posso mettere un segnale inviato che trasmette la graduatoria alla federazione, ma ce lo stiamo inventando, ce lo staremmo inventando. Che ovviamente non vuol dire che c'è un giudice che non fa nulla per tutto il tempo e fa solo quel lavoro lì, perché il giudice è la stessa figura che fa anche tutte queste cose. Il giudice in qualche modo partecipa a più processi. Tenete conto che questo processo è fotocopiato tante volte per tutti i giocatori, per tutti i partecipanti, per tutti i concorrenti. Quindi il giudice fa un pezzettino di pratica per ciascuno di questi e in più ha una pratica in più che è quella di pubblicare la graduatoria, che è però una pratica che rimane dormiente fino a quando tutti non sono arrivati. E quando è che tutti sono arrivati? E chi me lo dice? Chi può sapere che tutti sono arrivati? Beh, ovviamente il sistema informativo lo sa. Noi dobbiamo semplicemente, tra virgolette sempre semplicemente, andare a intercettare la fine di questo processo. Quando io sono qua, posso dire, ne è arrivato uno. Non tutti sono arrivati, questa è la fine, l'arrivo di uno. Quindi posso avere qua un segnale di invio, informazioni, che dice arrivato concorrente, è arrivato un partecipante. E poi finisco. Allora, tutte le volte che questo processo sta per morire, prima di morire lancio un grido, è arrivato. Quando tutte le grida sono state raccolte, allora il giudice può proseguire a chiudere la graduatoria. Occhio, dobbiamo fare la stessa cosa su tutti gli altri, su tutte le altre terminazioni del processo. Perché anche se si è ritirato, il giudice deve saperlo per poter dire non ti aspetto più, caro. Però il principio generale che stiamo cercando di applicare qual è? Uno è, ogni processo ha un suo tipo di token diverso. E questi token sono associati a pratiche diverse, con numerosità che possono essere diverse. Le sincronizzazioni all'interno del processo dello stesso Activity Diagram avvengono normalmente. Cioè il fatto che il giudice può registrare l'arrivo dopo che è passato l'ultimo passaggio è una cosa interna al processo. È un po' come se il giocatore alla fine prende il cartellino sullo staccalo dal giudice. È il cartellino di quella corsa lì, di quel partecipante, che passa al giudice, quindi il giudice deve fare un pezzo di processo, ma dentro quell'activity diagram. Invece le sincronizzazioni che coinvolgono domini di token diversi, che coinvolgono processi diversi, attività diverse, non le possiamo più fare come frecce, perché una freccia trasporta un token in avanti, verso un'attività nuova, non è che trasforma il token in qualcosa di diverso. E allora le possiamo modellare con degli scambi espliciti, delle comunicazioni tra processi. Io dico una cosa, l'altro recepisce questa informazione e la usa per proseguire, nel suo mondo, in cui i token hanno un significato diverso. Questo è il modo più semplice di modellarlo, perché altrimenti cosa dovrei fare qua? Dovrei fare un ciclo
in cui dico tu sei l'ultimo, sì, no, se non sei l'ultimo allora non far nulla, se sei l'ultimo pubblica graduatoria, ma sarebbe, no? Dare a un certo processo una competenza che non è sua, stonerebbe, no? Qui tutta questa pagina è relativa a un certo giocatore, il nostro pettorale 103 e la sua storia. Non c'entra nulla col pettorale 102, non compare mai il 102, sempre solo il 103 qua. Il 102 avrà la sua fotocopia di processo che va avanti in un modo diverso. E poi c'è la graduatoria che invece coinvolge tutti. Ok? Allora, siamo arrivati alla fine di questo. In realtà ci sarebbero ancora due o tre cosette alternative che potrebbe valer la pena di vedere e poi ne vorrei approfittare per provare a scrivere insieme i principi guida che abbiamo usato nello svolgere l'esercizio, in modo che poi ci rimangano. Però prima ci vuole una pausa, così riprendiamo mente fresca.